altri profughi da Lampedusa, 100 in Veneto, 25 nella Marca. Il governatore Zaia non ci sta, li portino a Bruxelles. Fino a sabato saranno ospiti dalla parrocchia di Paderno, poi il dormitorio e due appartamenti a paese, ma il comune dice no. Conegliano, la polizia sperimenta il braccialetto elettronico su uno spacciatore incallito e a Susegana il SUV incastra un pusher. Banco alimentare aperto dopo l'atto di vandalismo, siamo amareggiati, dicono i volontari, ma andiamo avanti. 1° maggio, festa nazionale a Pordenone, nella Marca negozi aperti, la regione contro gli orari selvaggi lancia un referendum. Meteo, allerta piogge fino a domani, poi dovrebbe tornare il sole, ma già da venerdì sono attesi nuovi temporali. Al Teatro Eden lo spettacolo contro la contraffazione promosso dalle categorie e il pubblico è uscito consumatore più attento. Si è spento a 87 anni Mario Cattarin, storico organista di Cendon di Silea, il ricordo nella sua musica. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, lo avete sentito in apertura, la nuova emergenza profughi in arrivo questa sera nella Marca, altri 25 migranti, ma è già polemica sull'accoglienza. Sentiamo il servizio di apertura di Anna Maria Parisi. Altri 25 immigrati in arrivo in giornata a Treviso dopo aver effettuato i previsti due scali a Comiso in provincia di Ragusa e poi alle 17 al Catullo a Verona. I migranti, anche stavolta come prima accoglienza, saranno ospitati da Donaldo Daniele a Ponzano fino a sabato prossimo, 3 maggio, data in cui verranno nuovamente trasferiti. Andranno all'ex dormitorio di Santa Maria del Sile, dove si fermeranno per 2-3 notti e fino a lunedì 5 e martedì 6, con il contemporaneo trasferimento degli altri 17 migranti, arrivati con la seconda tornata di aprile, per capirci, dei quali 3 troveranno alloggio presso la cooperativa Una Casa per l'Uomo a Montebelluna e i restanti 14 a Roncade, negli appartamenti messi a disposizione da Unindustria Treviso. Dalla prefettura l'allarme. L'arrivo dei profughi rientra nel piano di accoglienza governativa, ma con l'emergenza che continua, la previsione di nuovi sbarchi e le votazioni alle porte, anche Treviso rischia il collasso. Tutto deve avere un limite, il governo li porta a Bruxelles, il problema è grave e lo si vuole scaricare sui territori, così il presidente del Veneto, Luca Zaia, con lui insorge anche la Lega Cittadina. Zaia, come sempre ha ragione, in effetti innanzitutto tanti di questi immigrati arrivano nei centri di accoglienza e poi fuggono perché magari hanno altre destinazioni, altri paesi europei. In provincia, da fine marzo scorso, in poco più di un mese, accolti complessivamente 85 immigrati. E nel frattempo è stato fissato per venerdì mattina alle 9.30 il vertice in prefettura con sindaci, associazioni e cooperative per la sistemazione definitiva dei profughi che dovrebbero rimanere in provincia fino al 30 giugno, con paese che dice no all'accoglienza di 16 di loro in due appartamenti nell'area residenziale vicino alla Guaraldo e di proprietà della cooperativa Insieme Si Può. Abdallah Kesraji, invece vicepresidente della consulta regionale per l'immigrazione, lancia una proposta: vengano ospitati, dice, dalle famiglie di loro connazionali. Uomini dunque come l'altra volta, o forse donne e bambini come accade nel Vicentino? Donaldo Danieli, il parroco di Paderno, non lo sa, scopriremo solo stasera, dice ai nostri microfoni chi arriverà. I migranti resteranno in parrocchia fino al 3 maggio, poi saranno destinati ad altre strutture del territorio. Allora sentiamo Donaldo Danieli. Ieri mi hanno chiesto se potevo accoglierli, sono 25 che arrivano questa sera. E resteranno qui fino a sabato perché io domenica ho la festa della prima comunione col pranzo comunitario e quindi non ho il salone più disponibile. Io li metterò nel grande salone che abbiamo, palazzetto. Lì l'esercito ha portato le brandine come l'altra volta e noi procureremo il cibo per questi giorni, poi con la Caritas abbiamo procurato vestiti, il necessario insomma per la pulizia personale. La sensibilità, a mio avviso, è maturata, mentre qualche anno fa c'era paura, sospetto, anche legittimi per certi aspetti. Adesso mi pare che questa accoglienza viene fatta senza tanti se e tanti ma. Naturalmente il problema resta, il problema di questa emergenza non è un problema da sottovalutare, però di fatto l'emergenza va affrontata e quindi io
sono ben felice di poter dare una mano in questa circostanza. Ed è stata rinviata sabato pomeriggio, causa il maltempo, la semina di cannabis annunciata dal collettivo ZTL lungo la Restera, che tante reazioni e tante polemiche sta suscitando in città. Un'iniziativa, quella intitolata Seminiamo l'Indipendenza, prevista in gran parte d'Italia da parte di gruppi che vogliono sollevare l'attenzione sulla questione del proibizionismo delle droghe leggere. Una semina che Lotta Studentesca, l'associazione che raggruppa invece gli studenti di destra, aveva annunciato di voler contrastare in ogni modo. Le forze dell'ordine si preparavano dunque a un massiccio servizio di controllo questo pomeriggio. Causa pioggia, però, tutto è stato rinviato al fine settimana. Siamo alla cronaca a Conegliano, la polizia sperimenta il braccialetto elettronico su uno spacciatore incallito. Invece i carabinieri in quel di Mogliano hanno scoperto gli autori di un furto di metadone al CERT. Braccialetto elettronico per controllare i movimenti di un pusher marocchino. Il primo esperimento a Conegliano. Il dispositivo GPS rileverà gli spostamenti di un 31enne arrestato dalla polizia nei giorni scorsi con diversi panetti di hashish. Faceva parte della banda sgominata questa estate che nascondeva lo stupefacente nei campi. Ora non sarà controllato solo dagli uomini delle volanti. Questo dispositivo consente un controllo remoto da parte della sala operativa della Polizia di Stato, in particolare della Questura di Treviso, e in modo da monitorare gli spostamenti eventuali posti in essere dall'arrestato. Da Conegliano a Mogliano, dove i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori del furto messo a segno a inizio mese al CERT. Dalla cassaforte era sparito quasi un litro di metadone, ma i ladri l'avevano aperta con la chiave, sapevano dove cercarla e subito i sospetti si sono concentrati nella cerchia dei frequentatori del servizio dell'USL che si occupa di tossicodipendenze. Nella giornata di ieri è stato recuperato circa un litro di metadone, oggetto di furto all'inizio del mese. Sono scattate le indagini iniziate appunto nel mese di aprile, che ha portato all'identificazione di tre soggetti e al recupero della quasi totalità della refurtiva. Denunciati per detenzione illegale di stupefacente e ricettazione, un 39enne di Mogliano, la convivente, una ragazza di 29 anni di Venezia e un 36enne di Mestre. Ed è stato invece l'elevato tenore di vita a tradire un trentenne di Susegana, nulla facente, che di fatto viveva grazie allo spaccio di cocaina. Questa e altre notizie in breve nel prossimo servizio. 30 anni di Ponte della Priula, sebbene disoccupato, viaggiava con un SUV di grossa cilindrata, in tasca soldi, tanti soldi, con essi anche cocaina. 20 grammi trovati in casa, già pronti in dosi per lo spaccio, insieme ad un libretto di assegno e risultati rubati nel 2013 in un bar di Scorzè, in provincia di Venezia. Ora è in arresto ai domiciliari. Avevamo fondato motivo di ritenere che era dedito allo spaccio di stupefacenti e con la perquisizione attuata ieri mattina abbiamo sequestrato a suo carico 20 grammi di cocaina e un blocchetto di assegni rubati. Rivali in amore. È finita con le minacce e addirittura con il sequestro di un coltello la diatriba tra due giovani romene di 25 e 26 anni a Conegliano. Le due lavorano come cameriere nello stesso locale. La più giovane nelle scorse settimane aveva aggredito l'altra che per ripicca una delle sere scorse si è presentata sotto casa della collega con tre amici minacciandola. In borsa la polizia le ha trovato un coltello da 33 centimetri. Le due si sono denunciate a vicenda. Imprenditore milanese di 34 anni è stato trovato privo di vita nella pensione di Castelfranco dove aveva preso alloggio. Il 34enne, titolare di una ditta nel settore vinicolo con sede in Gran Bretagna, si è impiccato con un cavo elettrico. Accanto al corpo un biglietto con le disposizioni per l'eredità e nient'altro. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri di Castelfranco. Dovrà scontare 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Riccardo Bonaldo, operaio di 47 anni di Castello di Godego, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. 3 anni fa, il 5 agosto del 2011, a Castello di Godego, ubriaco dopo aver investito e ucciso un operaio, Davide Zandonà, di 42 anni, si diede alla fuga. E si respirava un'atmosfera particolare stamattina al Banco Alimentare dopo il gesto, l'atto di vandalismo subito l'altra notte, sia tra i volontari che tra le persone in fila per chiedere la borsa. Si è commentato questo episodio.
Il giorno dopo l'atto di vandalismo condannato duramente dal presidente della provincia Leonardo Muraro, il Banco Alimentare di Rete Veneta a Sant'Artemio ha aperto le sue porte, come sempre. Ma l'amarezza è tanta, sia tra i volontari che tra le persone che vengono ogni settimana a prendere la borsa della spesa. Ti fa un certo che un dispiacere e comunque sembra quasi più un dispetto, perché sinceramente se la gente ha bisogno noi siamo qui. Ignoranza perché... rompere un vetro per o per vandalismo o per un furto non è neanche da pensare. Non hanno rispetto per nessuno, neanche per la gente povera. Io penso che questo banco alimentare dà fastidio a qualcheduno, perché non è il primo atto di vandalismo. Fino adesso abbiamo cercato di sorvolare, ma le cose si stanno ripetendo veramente un po' troppo. Ha fatto bene il presidente a dire che sono dei cretini, nel vero senso della parola, perché non si possono fare queste cose, però ripeto, questo banco regala tutto. Comunque noi andremo avanti per la nostra strada, abbiamo il consenso dei cittadini del Triveneto che mi dicono vai avanti, non aver paura. Niente di meglio della gioia dei bambini allora per ripartire con il consueto entusiasmo. Rotte le uova di Pasqua, la cioccolata è stata distribuita tra i più piccoli e non solo. Con le splendide uova che avevo parlato la scorsa settimana, oggi siamo riusciti finalmente ad aprirle con i bambini e verrà distribuito a ogni bambino che si presenterà con i suoi genitori un sacchettino con la cioccolata, perciò accontenteremo un po' tutti, anche gli anziani. Però. Seduta a Fiume oggi a Palazzo dei 300, dove si votava il bilancio, non senza polemiche. Consiglio comunale infuocato ai 300 e non soltanto per l'approvazione del bilancio. Già dalle 9.30 del mattino, orario di inizio dei lavori, va in scena un tutti contro tutti, con l'opposizione e lo sceriffo Gentilini e la minoranza a contestare il consiglio con lo stesso presidente, reclamando la paternità del triennale. Non c'è nessuna novità di rilievo, urlano dai banchi. State approvando il nostro bilancio, con l'eccezione che avete applicato una tasi altissima anche sui negozi sfitti e nel frattempo non vi siete ridotti i compensi come invece promesso da tutti i capogruppo, dicono. Ma è polemica anche all'interno della stessa maggioranza, con la consigliera Caldato che critica pubblicamente l'assessore Camolei e i suoi piani urbanistici, ma poi non replica la risposta né del sindaco né tantomeno del contestato assessore. E mentre nel pomeriggio si continua a votare e dibattere anche sul ritiro dal piano di alienazione di Villa Margherita e Palazzo Scotti, si decide che presto, lungo la tangenziale a Sant'Angelo, verranno posizionate da Veneto Strade nuove barriere fonoassorbenti, 850.000 euro il costo dei lavori. Che sono il ricavato delle multe che noi giriamo praticamente a loro per poi investire, che investano sulla tangenziale. Approvata inoltre l'introduzione della tassa di soggiorno, convalutata anche la richiesta di esonero per le scolaresche avanzata dall'ex grillino Gnocchi. Domani la festa del lavoro, celebrazione nazionale del 1° maggio a Pordenone con sindacati e amministratori, ma c'è anche chi festeggerà lavorando. Billa e Pam Panorama domani nel Trevigiano terranno aperti i loro punti vendita per tutto il giorno, attirandosi così le ire di sindacati e associazioni di categoria, a cominciare dall'ASCOM. Il governatore Zaia non ha fatto mistero di stare dalla parte delle commesse che protestano e proprio dal Veneto parte la rivolta contro la liberalizzazione degli orari. Ieri la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale ha approvato la richiesta di indire un referendum per restituire alle regioni i poteri su questa materia. Adesso andiamo a sentire anche che tempo farà domani. È prevista una bella giornata, ma fino al pomeriggio vigerà l'allerta meteo per le forti precipitazioni previste un po' in tutta la regione. Purtroppo l'instabilità sembra che sia la caratteristica di questo periodo, un'instabilità accentuata, caldo, freddo, sole e pioggia, e questo sarà per domani 1° maggio, però avremo la parte primaverile, quindi con cielo poco nuvoloso, a tratti addirittura sereno e con temperature che superano i 21-22 gradi, quindi un tipo di tempo tipicamente primaverile se non estivo, però purtroppo dopo domani, venerdì e anche sabato avremo di nuovo una variabilità accentuata, quindi con precipitazioni, addirittura dopo domani con temporali anche diffusi. Poi per domenica ecco un'altra pausa tra virgolette di bel tempo, quindi dei rasserenamenti e temperature che di nuovo schizzano verso l'alto, quindi ripeto questa variabilità che va avanti andrà avanti ancora per 3-4 giorni.
Cambiamo argomento, davvero un pubblico di consumatori più attenti dopo lo spettacolo al Teatro Eden contro la contraffazione promosso dalle categorie economiche. Vediamo. E mentre i nostri due signori assaggiano l'olio, prego, l'olio 1, anche l'olio 2, voglio informarvi, signori, che uno di questi due oli è stato acquistato in una nota catena di supermercati e deriva da una miscela di oli lampanti, cioè non adatti al consumo umano. È solo uno dei momenti dello spettacolo dedicato ai prodotti falsi che sono presenti nei nostri mercati. In questo caso è l'olio per motori, trasformato in olio d'oliva, ma nei 70 minuti di monologo l'attrice Tiziana Di Masi racconta come sia quasi scontato affrontare ogni giorno l'insidia del falso. I nostri spettacoli nascono da inchieste giornalistiche e nascono dalla volontà di raccontare i fatti, di informare le persone, ma informarle, io aggiungo anche sempre coinvolgerle, quindi emozionarle. Non a caso sul palco sono coinvolti gli spettatori, come nel caso del sociologo Vittorio Filippi, che vengono invitati anche a togliersi le scarpe per scoprire se sono radioattive, perché invece di pelle a volte dalla Cina sono arrivati modelli dove la Guardia di Finanza ha accertato la presenza di metalli pesanti. Abbigliamento, materiale per la casa, pezzi di ricambio per auto o elettrodomestici fino ad arrivare al cibo, tutto rigorosamente falso. Questa è la denuncia dello spettacolo, voluto da artigiani e commercianti, perché i primi a pagare il falso sono loro. Bisogna combattere questo fenomeno, che è un fenomeno che sta facendo veramente grandi danni per la nostra economia. All'uscita gli spettatori si sono scoperti i consumatori più attenti. Signora, la borsa contraffatta la prende? No. Magari partendo proprio dall'olio falso, scelto per buono proprio dagli spettatori chiamati sul palco. Fa un po' pensare, diciamo, cosa c'è, che prodotto c'è in distribuzione in Italia. Vi ricordo che tutta l'informazione di Rete Veneta è anche sul web, seguiteci sul sito www.reteveneta.it tramite gli aggiornamenti costanti via Facebook e Twitter. Le nostre trasmissioni, le edizioni complete dei TG e anche Focus sono interamente visibili sul sito di Rete Veneta e tramite la nostra application gratuita per telefonini. Irrompono gli alpini questa sera nello studio di Focus in vista della dunata del 10 e 11 maggio a Pordenone, oltre alle penne nere anche quattro politici, Massimo Bitonci, Leonardo Padrin, Gianni Girotto e Michele Favero. Come al solito aspettiamo anche i vostri interventi attraverso gli SMS. In chiusura una notizia che arriva da Cendon di Silea perché si è spento all'età di 87 anni Mario Cattarin, storico organista proprio della chiesa di Cendon, a ricordarlo con affetto l'intera comunità, con il coro parrocchiale di Cendon e padre Maurizio. Ogni giovedì sera si ritrovava con loro alle prove di canto per accompagnare il coro diretto dallo stesso parroco Don Maurizio. Lascia la moglie Silvia e i tre figli Pietro, Andrea e Luca. I funerali si svolgeranno venerdì 2 maggio nella chiesa parrocchiale di Cendon e allora anche noi abbiamo voluto ricordarlo in chiusura con la sua musica. Vi lascio proprio alle sue note. Una buona serata a tutti, arrivederci.